Buongiorno cari colleghi, gentili colleghe, ci ritroviamo ancora una volta per riprendere il consueto argomento, quello del Covid, ai noi. Perché? Perché il primo di aprile è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge 44, un decreto che di fatto non introduce grandi novità, per cui questo video fortunatamente per voi sarà abbastanza breve. Andiamo subito al dunque. Dal 7 di aprile, dice il decreto, e fino di fatto al 30 di aprile, quindi fino a fine mese, si continuano ad applicare le norme previste dal DPCM adottato, il 2 marzo scorso, salvo, le innovazioni previste da questo decreto stesso, che appunto di fatto sono quasi nulle, per quanto ci interessa. Prima prescrizione del decreto è che dal 7 al 30 aprile le regioni che in base ai parametri sarebbero in zona gialla rientrano comunque nella disciplina prevista per l'arancione. Questa è di fatto la cosa più rilevante. L'altra cosa rilevante invece è che sempre dal 7 al 30 aprile, nelle zone arancioni è consentito in ambito comunale lo spostamento delle solite due persone. Sappiamo già, insomma, le modalità con i minori infra 14enni dalle 5 alle 22, insomma, sta cosa qui. Viene ripristinato quello che di fatto era già prima. Quindi dal 7 aprile al 30 di aprile, zona arancione, spostamento in ambito comunale in una sola abitazione, verso una sola abitazione privata abitata secondo le condizioni che conosciamo già. Poi sono introdotte delle altre questioni che hanno a che fare con termini giudiziari che vengono rinviati tutti al 31 di luglio. Vengono introdotte delle innovazioni per quanto riguarda la scuola o lo svolgimento dei concorsi, come anche sull'obbligo di vaccinazione del personale sanitario, però diciamo che non sono di specifico interesse per la nostra attività di controllo. Come vedete, sono stato incredibilmente breve, quindi ne approfitto per uno, ringraziare tutti gli amici e i colleghi che mi danno una mano nella realizzazione di questi video. Ringrazio ancora una volta Apler che mi dà la possibilità di pubblicarli e quindi di stare al vostro fianco ovunque voi vi troviate. Ne approfitto per fare a tutti gli auguri. Oggi è Venerdì Santo, quindi siamo già in Triduo Pasquale. Gli auguri di una santa Pasqua di resurrezione. Chiudo con un ringraziamento particolare a Lorenzo, che è il mio videomaker, poverino, che si accolla alla croce tutte le volte. Grazie davvero ancora una volta a tutti per la pazienza e una buona e Santa Pasqua di Resurrezione.